Il villaggio Col Diretti approda in riva a Sette Marti, nel cuore di Venezia, un allestimento che ha provocato anche la protesta di 200 residenti infastiditi dalle casette gialle e verdi che hanno occupato anche i giardini napoleonici. Una manifestazione a tutela del Made in Italy agroalimentare che ha riscosso invece un buon successo di pubblico. L'inaugurazione ufficiale nell'attesa dell'Arsenale con un convegno dedicato proprio alla difesa in Europa del prodotto italiano. Inevitabile il ragionamento in relazione alle scelte in corso per gli incarichi di governo proprio a Bruxelles, presente infatti a Venezia il ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida e il vice premier Antonio Oh, Tajani. innanzitutto con l'importanza di queste iniziative, di quello che significa per il nostro paese, per l'economia del nostro paese, l'agricoltura. Beh, significa molto anche perché il nostro comparto, io posso parlare della questione dell'estero, dell'export, il nostro comparto conta 64 miliardi di euro di esportazione dell'agroalimentare e tra le altre cose è un comparto che rispetto al 2019 è cresciuto sul 2023 del 40% e oggi 2024 rispetto al 2023 sta crescendo ancora di 7 punti percentuali almeno gennaio-marzo con i dati che abbiamo a disposizione. È una filiera che quindi diciamo, alimenta molta economia e sicuramente anche molti posti di lavoro, quindi sì, è importante, è molto ben rappresentato. In questo caso c'è Coldiretti che fa un'iniziativa importante qua in Italia, ma spesso e volentieri nelle varie iniziative che facciamo all'estero, penso all'ultima al Fancy Food che abbiamo fatto la scorsa settimana, Coldiretti è sempre presente, soprattutto anche al fianco di quelle insomma, degli imprenditori per quelle problematiche che sono assolutamente importanti, la promozione, lo sviluppo, la lotta alla contraffazione. La lotta all'Italian sounding, a tutte quelle problematiche che naturalmente è necessario sviluppare e risolvere per poter aumentare in modo importante questo numero che già sta insomma, performando bene. Questione politica, il fatto delle nomine in Europa, il fatto che si stia dicendo in questo momento che l'Italia rischia di essere isolata, come la vedete dal vostro punto di vista, dal punto di vista economico? Allora, io non posso entrare in merito alle questioni politiche, sicuramente posso dire che il ruolo dell'Europa è molto importante perché soprattutto per le esportazioni tutto ciò che è curato a livello europeo può essere un blocco o uno sblocco di quello che è lo sviluppo del Made in Italy. Però dal punto di vista politico è stato fatto il suo nome come candidato molto gradito alla Premier per quello che riguarda la presidenza della regione. Ma guardate, io l'ho appreso dai giornali, invito tutti a leggere quello che ho risposto e chiudo qui l'argomento. Presidente, il villaggio Coldiretti a Venezia, non sono mancate le polemiche, però insomma vediamo un grosso afflusso. Sì, un grande afflusso, una grande partecipazione, un momento di confronto, colloquio con i cittadini, con i consumatori, con i tanti turisti che ci hanno visitato nella giornata di ieri e che ci visiteranno nella giornata di oggi e di domani. Qualche polemica c'è stata. Il messaggio che noi vogliamo lanciare ai cittadini di Venezia è che abbiamo voluto, diciamo così, riscoprire quelle che erano le radici di Venezia stessa, una città straordinaria che ha un legame fortissimo con l'agricoltura e con la pesca e soprattutto quando noi esaltiamo gli ambiti culturali con quello che il mondo ci invidia, la nostra enogastronomia, l'Italia vince. Lasceremo Venezia meglio di come l'abbiamo trovata. Questo è l'impegno sicuramente che noi ci andiamo a prendere, ma oggi è anche un momento importante di confronto rispetto a quelle che sono le politiche che noi dovremmo affrontare nei prossimi mesi e nei prossimi anni, soprattutto a livello europeo. Una sfida importante che l'Italia lancia in termini di distintività e creare meccanismi per i quali i cittadini e i consumatori siano sempre più protagonisti e consapevoli rispetto a quello che acquistano. Con il nuovo panorama che si sta delineando in Europa, si parla proprio in merito alle nomine, che l'Italia possa essere isolata, il Made in Italy può essere a rischio? Ma il Made in Italy è sotto attacco ormai da qualche anno rispetto a una volontà delle grandi multinazionali di avere delle diete indistinte, del fare prodotti ultraprocessati che nulla hanno a che fare con la nostra storia, con la nostra cultura, con la nostra identità, con la nostra biodiversità. L'Italia è un paese che ha una superficie minima in termini lavorabili, ma è il più grande patrimonio di biodiversità a livello globale. Tutto questo secondo noi va custodito proprio grazie alla trasparenza. Se noi riusciremo a
ad ottenere il principio di reciprocità. Le stesse regole imposte alle imprese agricole italiane devono valere quando noi importiamo prodotti provenienti da altri paesi e da altri continenti, e contestualmente obbligo dall'origine su tutti i prodotti agroalimentari a livello europeo, dove i cittadini siano consapevoli rispetto a quello che stanno acquistando, senza essere ingannati nel pensare di acquistare un prodotto italiano quando italiano non è. L'agroalimentare italiano non può che vincere, e anche il recente viaggio che noi abbiamo fatto negli Stati Uniti, a New York, al Fancy Food, la più grande fiera dell'agroalimentare che si svolge proprio all'interno del paese statunitense, dimostra quanta voglia e quanta fame di italianità c'è. Questa reciprocità manca perché è stato scarsamente tutelato a livello anche di governo il settore. Sì, più che dal governo sono regolamenti comunitari. C'è una disattenzione sotto questo punto di vista da parte dell'Europa, che diciamo così, la possibilità di poter influenzare delle politiche in termini di trasparenza voluta proprio dalle grandi multinazionali, perché chiaramente tutto ciò che è distintivo per loro diventa un problema, perché loro vogliono prodotti assolutamente omologati, perché in questo modo li possono fare in tutto il mondo con la stessa ricetta, però andrebbe, come dicevamo, contro quella che è la nostra storia, la nostra identità, ma soprattutto anche se nel ridistribuire un valore economico all'interno della filiera, perché è evidente che l'Italia sotto questo punto di vista non può competere sul tema della dimensione, sul tema del costo della produzione, e quindi noi vinciamo solo se riusciamo a dare un valore aggiunto in termini economici al lavoro che svolgiamo nel nostro quotidiano. Lei sostanzialmente è il prossimo assessore al lavoro qui della regione? No, assolutamente, sarà il presidente Zaia insieme al partito di Fratelli d'Italia, quindi Giorgia Meloni in primis e il coordinatore Luca De Carlo, che decideranno chi sarà il prossimo assessore in quota Fratelli d'Italia, che sostituirà Elena Donazan, che è volata in Europa anche con un ottimo risultato, e naturalmente dovrà portare avanti un grande lavoro il prossimo assessore. Lei comunque nel caso è pronto? Come tutti gli uomini di Fratelli Italia, noi siamo sempre pronti, quindi i consiglieri regionali, tutti e cinque i consiglieri regionali sono pronti, e Fratelli Italia ha un'ottima classe dirigente per avere buoni assessori. Senta, qui alla Coldiretti sostengono che non si sono sentiti fino ad ora sufficientemente tutelati per quello che riguarda la difesa del Made in Italy. Credo che forse è un'interpretazione sbagliata di un, forse magari qualche malcontento, però credo che questo governo, cioè il governo Meloni, in primis con il ministro Lollobrigida, abbia dimostrato quanto il Made in Italy è importante per questo governo, e quindi penso, insomma, che non siano deluse le aspettative. A due anni dall'insediamento, insomma, ancora qualche momento e poi potranno arrivare i risultati sperati. Dobbiamo partire anche da quelle che sono state le polemiche qui da parte di alcuni residenti, che hanno detto forse l'evento era un pochino grande per gli spazi ristretti di Venezia. Ma in realtà, come città di Venezia, rivendichiamo invece con orgoglio di aver ospitato il villaggio della Coldiretti. È un grande evento che promuove il Made in Italy, che promuove il chilometro zero, che promuove la sostenibilità, che promuove un settore primario che è tra i protagonisti. Ricordo poi, tra l'altro, che il Veneto è la seconda regione come capacità agricola, e quindi credo che sia giusto riconoscere invece il grande lavoro fatto da Coldiretti Veneto e di Venezia, e rivendichiamo invece con orgoglio il ringraziamento che ha scelto Venezia. Io ricordo a qualcuno, io capisco le polemiche, fanno parte della nostra vita, le offese no, sinceramente. Ma soprattutto ricordo a qualcuno che Venezia per secoli era stato da mare, stato da terra, e che grazie che lo stato da terra Venezia è stata grande, soprattutto anche in un settore, quello dell'agricoltura. Quindi far finta di non capire, di far polemiche, sembra quasi che qualcuno, insomma, è un evento bello, ben organizzato, e che promuove il nostro paese e che promuove la sostenibilità e l'esigenza di dire che dobbiamo mangiare sano, che dobbiamo mangiare bene e che dobbiamo valorizzare la nostra agricoltura. Credo che siano elementi veri, e anche la nostra laguna. Pensiamo a Sant'Erasmo, cosa vuol dire in termini la terraferma veneziana, ciò che era dentro le vigne dentro il centro storico della città. Adesso, per carità, le polemiche sono il sale della nostra vita. Esagerare un po' no, sinceramente, però prendiamo atto, risponderemo, mi hanno anche fatto un'interrogazione pesantissima, ma risponderemo in consiglio punto per punto, però io dico, oggi è una giornata di festa, Coldiretti ha fatto un grandissimo evento, ha scelto Venezia, ne siamo orgogliosi e vogliamo ribadirlo con questa presenza.
l'agricoltura nell'economia del Veneto e quali sono i pericoli, diciamo, i rischi che bisogna affrontare nelle prossime sfide? Beh, innanzitutto l'agricoltura in Veneto vale quasi 8 miliardi ed è, diciamo, una delle voci più importanti dell'economia veneta. Prima dell'agricoltura c'è soltanto il turismo con 18 miliardi di fatturato, quindi insomma entrambe pesano molto per il presente e il futuro dell'economia veneta. I pericoli dell'agricoltura sono legati soprattutto al tema del cambiamento climatico. Ecco, questo ci porta a dover investire molto in termini di ricerca e di innovazione per pensare anche a sviluppare piante e piantine che siano da questo punto di vista, per esempio, resistenti alle fitopatie oppure anche all'utilizzo dell'acqua, no? Che ormai è un bene primario per l'uomo sia a livello personale che per l'agricoltura. Ecco, queste sono le tematiche più importanti che dovremmo affrontare, oltre ovviamente alla difesa dei nostri prodotti tipici a livello internazionale, perché l'Italian sounding sta pesando tanto. Quanto i nuovi assetti in Europa, si parla proprio in queste ore di isolamento dell'Italia, no? Per i top jobs, quanto vi spaventa per il Made in Italy o è una fase fisiologica della riorganizzazione politica? Beh, io credo che l'Italia debba pesare a livello europeo e quindi poi a livello internazionale, e penso che appunto questo sia fondamentale anche per la difesa della nostra agricoltura, perché purtroppo non soltanto a livello internazionale ma anche all'interno della stessa Unione Europea noi vediamo costantemente un attacco al Made in Italy. Questo è fatto con politiche europee che purtroppo non salvaguardano i nostri prodotti tipici, l'abbiamo già visto in moltissimi casi. Fortunatamente fino ad ora siamo riusciti a metterci anche una pezza, pensiamo al tema del semaforino o anche lo stesso Green Deal, che per carità è importante, legato al tema della sostenibilità ambientale, ma dobbiamo anche in primis, come dico sempre, tutelare le nostre aziende, il reddito delle nostre aziende, altrimenti il rischio è quello proprio di mettere a rischio tutti i nostri prodotti tipici locali. È delicatissimo quello dell'agricoltura, che pesa tanto nella nostra economia, ma è sotto attacco sia per quello che sono i cambiamenti climatici che per quello che riguarda la difesa del Made in Italy. Beh, stiamo parlando di 350 prodotti tipici in Veneto, 4.500 in Italia, prodotti di un'agricoltura vera, del Made in Italy, che vengono imitati a livello internazionale, provenendo sia che l'Italian Sounding nel mondo vale circa 120 miliardi di euro, che significa che sono 120 miliardi di euro di mercato rubati all'agricoltura italiana con le contraffazioni. Bisogna che l'Europa aiuti gli agricoltori veri e non gli agricoltori, quelli che non vivono di agricoltura. Questa è la grande sfida. Da oggi c'è anche il ministro Tajani, che ha lanciato il progetto di un osservatorio sull'autonomia. Hai avuto modo di chiedergli di che cosa si tratta? No, ma penso che tutto sia utile purché si parli di autonomia. E peraltro la legge prevede oltretutto anche i tagliandi, nel senso che l'autonomia la deve avere chi la chiede e poi la deve mantenere chi se la merita. Il nuovo assetto dell'Europa che si sta delineando, che è quasi una fotocopia di quella precedente, vi spaventa per la tutela del Made in Italy oppure no? La preoccupazione è grande, perché la difesa identitaria passa attraverso la difesa dei prodotti tipici. Dietro ad ogni azienda agricola c'è la storia di un territorio, di un paese, ed è fondamentale che la difesa europea parta da questo. Purtroppo in Europa c'è chi ha l'agricoltura, cioè quindi tutta la fascia mediterranea, ovviamente noi ne siamo i centrali, e poi c'è una parte d'Europa, quella soprattutto del nord, che agricoltura non ne ha, è quasi inesistente, quindi sono molto più disponibili a fare provvedimenti a favore delle multinazionali, cosa che va in contrapposizione ovviamente con l'agricoltura vera. È uno stato di salute molto importante, siamo la seconda regione agricola d'Italia per il valore della produzione, che oggi però è sottoposto all'attacco del cambiamento climatico, oltre che della concorrenza sleale, come citava prima il presidente della regione Zaia. È un'agricoltura che può esprimere un potenziale ancora più elevato, frutto di quella storia e tradizione, ma anche innovazione che anche con i nostri giovani, abbiamo visto proprio in questi giorni al villaggio di Coldiretti, si può mettere in campo a 360 gradi. Una innovazione che va assolutamente sostenuta, oltre insieme ad un ricambio generazionale, perché la vera sfida da qua in avanti sarà anche affrontare quello che purtroppo è una demografia che anche nella nostra regione sarà impietosa e sulla quale l'agricoltura è chiamata anche a svolgere non solo un ruolo di presenza sul territorio ma anche di custodia dello stesso, quindi vogliamo esserne anche protagonisti. Il villaggio Coldiretti a Venezia che significato può avere per l'agricoltura del Veneto? È un significato importantissimo, perché non dimentichiamo che Venezia, quando era una repubblica serenissima, aveva anche un profondo entroterra che arrivava quasi fino alla Lombardia e che ha basato la potenza anche di carattere militare, navale e commerciale della repubblica serenissima, ma è anche l'emblema principale di quel valore che oggi possiamo esprimere anche insieme al turismo, che è fondamentale sotto una chiave di carattere enogastronomico e che è un valore aggiunto che dopo a cascata si riflette su tutto il territorio.
Ministro, la difesa del Made in Italy è messa in pericolo anche da quelli che sono i nuovi assetti europei adesso? Non è detto, nel senso che l'Italia è stata presidio in questi primi 20 mesi con il governo Meloni di una tutela di quello che è la nostra specificità, che è rappresentata dalla qualità del cibo, dal benessere e anche dalla longevità della popolazione italiana, che rappresenta di fatto come la buona alimentazione, lo stile di vita corretto permette di star bene. E quello che vogliamo e abbiamo spiegato ai nostri colleghi europei, alcuni molto recettivi, altri che avevano più difficoltà a comprendere l'importanza della buona alimentazione, ma siamo riusciti a vincere molte battaglie, tra le quali quella di avere il sostegno della grandissima parte delle nazioni europee sul principio dei rischi connessi alle produzioni di carne sintetica, di carne coltivata e anche altre scelte sulla strategia, per esempio, di modifica della PAC. La PAC deve tornare ad essere lo strumento immaginato a stresa sulla base dei trattati di Roma dell'anno prima dai padri fondatori dell'Europa, che mettevano l'agricoltura al centro sia come produzione di cibo e sicurezza alimentare, quindi sia come manutenzione del territorio, perché quello che sottolineiamo è che dove non c'è agricoltura viene giù tutto, l'agricoltore è il primo ambientalista del pianeta. Senta, un vicepresidente o un commissario con poteri in Europa basterà per un voto il 18 luglio non di astensione? Guardi, queste sono dinamiche che sta approfondendo a nome di tutti gli italiani la nostra Presidente del Consiglio, avendo dietro di sé lo spirito della grandissima parte degli italiani e con purtroppo qualche ostilità di chi sul piano interno invece preferisce avvantaggiarsi a danno della nazione nel tentativo di recuperare posizioni rispetto invece a quello che deve essere il principio che accomuna tutti, quello dell'interesse nazionale prima di ogni altra cosa. L'interesse nazionale italiano peraltro corrisponde all'interesse di un'Europa credibile, perché la disaffezione al voto, anche alle elezioni europee, segna una distanza dai principi europei. Noi vogliamo tornare all'Europa che nacque nel 1957 con la volontà di popoli che si erano combattuti fino a qualche anno prima di garantire la prosperità ai propri popoli. Invece un'Europa che pensa a regole rigide, ideologiche, che piegano i popoli invece di incentivarne la capacità di essere forti sul piano anche dei mercati, ma di essere anche avanguardia per il resto del pianeta nel nome della qualità, della sicurezza, del benessere. E su questo l'Italia ovviamente con i suoi 3.000 anni di storia può dire molto. Era un riferimento alle polemiche sul fascismo di alcuni esponenti del suo partito, quello che diceva adesso quando c'è qualcuno sta... Non è questione della singola polemica, è tutta una polemica. Noi pensiamo che una democrazia compiuta metta a confronto idee, programmi, soluzioni. Quando qualcuno ha l'unico modo per rendersi visibile di urlare durante il G7, durante le trattative europee, durante qualsiasi approccio anche di consenso internazionale, vede lo stile per esempio di Fratelli d'Italia anche quando era all'opposizione, era quello di sospendere ogni atto di ostilità quando i Presidenti del Consiglio andavano all'estero, perché noi dobbiamo dare, come fanno la maggior parte delle altre nazioni, l'idea che dentro i confini italiani ci confrontiamo portando le magliette della propria squadra, ma quando usciamo mettiamo la maglia azzurra. Noi questo siamo capaci di farlo, altri invece preferiscono rivolgersi allo straniero per tentare di conculcare la libertà degli italiani e magari trovare il modo di tornare, come hanno fatto spesso, al governo senza il consenso degli italiani. Questo è già successo e non si ripeterà. Tre posizioni diverse della maggioranza in Europa, di maggioranza di governo italiano, può avere delle ripercussioni sulla maggioranza italiana? Guardi, le posizioni della maggioranza sicuramente no, c'è grande coesione, c'è un'identità di vedute sui valori fondamentali e lavoriamo tutti per un'Europa più credibile, fatta di differenze, perché l'Europa è fatta di differenze, come erano molto differenti le sei nazioni che l'hanno fondata nel 1957 con l'atto fondativo, i trattati di Roma della Comunità Economica Europea. Quello che invece dà più fastidio è lì la differenza, è quando c'è chi all'interno di questa nazione, quando esce fuori dai nostri confini, va a difendere gli interessi italiani e chi invece va a pregare gli altri di aiutarli a sconfiggere chi gli italiani hanno scelto. Signor Ministro, abbia pietà di questi giornalisti che l'attendono bollendo da ore. Mezza parola. Come si difende l'agricoltura italiana nel mondo? Si difende con una politica agricola che tuteli le produzioni di qualità italiane,
con un'azione di coordinamento forte con l'agroindustria, lavorando molto sulle esportazioni, e questo è il mio compito principale. Siamo riusciti ad ottenere anche qualche risultato notevole proprio negli ultimi giorni. C'è l'autorizzazione di esportare i prodotti, soprattutto di carne macellata, dall'Umbria e dalla Toscana, che erano bloccati negli Stati Uniti. E poi bisogna combattere una grande battaglia a Bruxelles. Bisogna invertire una scellerata politica fondamentalista ambientalista che non ha messo mai al centro la presenza dell'uomo, della natura, e il risultato elettorale ha dimostrato proprio questo. Quindi adesso bisogna che la nuova commissione si faccia carico di questo cambiamento di linea sull'ambiente. E quindi noi siamo pronti a fare tutto ciò che serve, come l'abbiamo fatto. Pensa al risultato importantissimo che abbiamo ottenuto sugli imballaggi, il famoso packaging, che era una proposta normativa che avrebbe danneggiato non solo l'industria ma anche le esportazioni agricole, e abbiamo ottenuto un buon risultato. Bisogna continuare a combattere, lo dovremo fare nella prossima commissione, e in Italia naturalmente sempre dando una priorità all'economia reale. È stato sbagliato aumentare il costo del denaro, perché questo ha colpito le imprese, sia esse industriali sia esse agricole, e quindi bisogna stare sul pezzo, pronti a difendere la nostra economia. Noi siamo la seconda manifattura d'Europa, siamo un paese ad economia reale, e l'agricoltura e l'industria sono due facce della stessa medaglia del nostro paese. Abbiamo il dovere di difenderla. Non c'è il rischio che l'Italia sia isolata in Europa? Per che cosa? La luce delle nomine, dell'astensione da parte di Meloni alla... È un ritornello che non ha senso, perché l'Italia deve avere un commissario di Serie A, deve avere una vicepresidenza, è una cosa che spetta al nostro paese. Siamo un paese fondatore, 60 milioni di abitanti, con il governo più stabile d'Europa, un governo dove c'è, lo voglio ricordare, anche la seconda forza, che è Forza Italia, che è il Partito Popolare Europeo in Italia, è il terzo partito italiano, è la seconda forza della maggioranza di governo. Io sono non solo vicepresidente del Consiglio, sono vicepresidente del Partito Popolare Europeo, quindi direi che l'Italia è pienamente inserita nel contesto europeo. Detto questo, neanche a me è piaciuto il modo di operare, e credo che ci sia ancora tempo da parte di Ursula von der Leyen per aprire un dialogo con i conservatori. Ricordo che Angela Merkel nel 2019 fece un accordo, almeno con una parte dei conservatori, per far eleggere Ursula von der Leyen, in modo particolare con i polacchi, e Ursula von der Leyen ebbe i voti necessari per essere eletta. Quindi è fondamentale, anche alla luce delle cose che ho detto prima, cioè per avere un equilibrio anche nella politica ambientale, aprire le porte al dialogo con i conservatori. Cosa sarà l'osservatorio sull'autonomia? Lei ha lanciato questo progetto. Nel Consiglio nazionale del giorno 8 presenterò questa proposta, per dar vita ad un gruppo di lavoro dove ci saranno tutti i nostri presidenti di regione, i nostri capigruppo, Camera, Senato e Parlamento europeo, i nostri vice segretari del partito, il ministro Casellati e una serie di esperti, per verificare mese per mese come procede l'applicazione dell'autonomia, a partire dai LEP. Quindi se ci sono delle storture, noi faremo in modo che le storture vengano eliminate. Cambiando argomento, lei aveva detto aspettiamo le elezioni europee e poi cominceranno anche le trattative per le elezioni regionali in Veneto. Rivendicate sempre o porrete sul tavolo una candidatura di Forza Italia, oppure, visto il risultato elettorale, spetterà a Fratelli d'Italia? Ma io non credo che le candidature alle presidenze debbano essere parte di una spartizione fra partiti. Il centrodestra, che non è una coalizione elettorale ma è una coalizione politica,
dovrà individuare in ogni regione il miglior candidato, la miglior candidata possibile per vincere le elezioni. Qua non si tratta di vincere il premio del candidato, qua si tratta di vincere le elezioni. Quindi discuteremo, ogni forza politica metterà sul tavolo delle discussioni i nomi che ritiene vincenti e poi si troverà un accordo possibile. Noi i nomi li faremo, non è che nascondo quello che ho detto, uno dei nomi che sarà Flavio Tosi, ma poi siamo pronti sempre a discutere, ce ne sono tanti altri nomi. Noi non diamo né diktat né out-out, vogliamo soltanto in ogni regione d'Italia, questo discorso vale per la regione Lombardia, per la regione Emilia-Romagna e per tutte le altre regioni dove si andrà a votare, la Campania. Discutiamo. Assolutamente sì, deve essere una regola, ma questo lo dico anche noi dove siamo il primo partito, però dobbiamo vedere il candidato vincente, ripeto, non è una corsa a vincere il candidato, poi vince il candidato e perde le elezioni, non mi pare una grande speculazione, è meglio magari rinunciare al candidato e vincere le elezioni, cioè è meglio avere una politica in sintonia con la tua che avere un candidato che sta là e dopo un mese rimane candidato, ecco, quindi questo bisogna sempre lavorare il buon senso.